Salve ragazzi, andiamo a inaugurare questo ciclo di lezioni sulla geometria per le nostre lezioni ribaltate parlando della lunghezza della circonferenza. Ora, noi abbiamo già studiato la circonferenza nel secondo anno delle medie, però è utile anche fare un breve ripasso. Quindi quello che andremo a vedere adesso sarà di illustrare le diverse parti della circonferenza. Quindi questa linea continua, come voi sapete, rappresenta la circonferenza e per estensione la sua lunghezza, che indicheremo con questa lettera in C corsivo. Indicheremo con il raggio qualsiasi segmento che parta dal centro della circonferenza e vada a finire sulla circonferenza stessa con il termine di raggio, e lo indicheremo con questa lettera R minuscola. E infine chiameremo diametro qualsiasi corda, e vi ricordo poi cos'erano le corde, quindi qualsiasi segmento che parta e finisca sulla circonferenza passando dal centro col nome di diametro, e lo indicheremo con la lettera D minuscola. E sappiamo già che tra raggio e diametro esiste una relazione, e questa relazione è scritta qui, ovvero il diametro è il doppio del raggio, o se vogliamo invertire il concetto, il raggio è la metà del diametro. Nella lezione precedente abbiamo portato avanti un'attività, e lo scopo di questa attività era di farvi capire che non importa quanto è grande e quanto è piccola una circonferenza, ma tra lunghezza di una circonferenza e il suo diametro esiste una relazione che è qui riassunta, no? La leggiamo insieme. Il rapporto tra la lunghezza di una circonferenza e il suo diametro è una costante. In altre parole, noi potremmo dire che la lunghezza della circonferenza e il corrispondente diametro sono grandezze direttamente proporzionali. In poche parole, io che so, allargo una circonferenza, il suo diametro aumenterà in maniera proporzionale. Raddoppio la lunghezza della circonferenza, raddoppio il diametro, dimezzo la lunghezza della circonferenza, dimezza anche il diametro. Questa è una relazione che venne scoperta sin dall'antichità, quindi dai primissimi matematici scoprirono che esisteva questa relazione, in particolare i matematici di epoca greca, e questo è legato poi al nome che viene dato a questa costante. Quindi se noi andiamo a vedere in formule, la lunghezza della circonferenza C diviso la lunghezza del diametro D è uguale a una costante, e noi questa costante la indicheremo sempre con questa lettera dell'alfabeto greco, la P, o P greco, o come si dice in inglese, pi. Ecco, i matematici greci scoprirono ben presto che questo numero era un numero un po' particolare, non era un intero e non era nemmeno un decimale qualsiasi, ma era un decimale con infinite cifre decimali, cioè le cifre decimali non sono infinite ma anche non periodiche, quindi che non si ripetevano a gruppetti in maniera continua. E come tale questo qui viene definito un numero irrazionale. Ce ne sono tanti di numeri irrazionali, in parte li abbiamo già conosciuti quando abbiamo fatto le radici quadrate e le radici cubiche, ma di tutti i numeri irrazionali il pi greco è sicuramente il più importante. E cosa significa l'atto pratico? Significa che noi non possiamo mai scrivere completamente tutte le cifre del pi greco. Continuamente vengono calcolate nuove cifre decimali, queste sono solo alcune. Chiaramente all'atto pratico e per i calcoli che dovremmo fare noi in classe ci accontenteremo di fermarci alla seconda cifra decimale, quindi noi d'ora in avanti scriveremo pi greco come 3,14, ben consapevoli che questa è solo un'approssimazione. Ma ora vediamo le formule. Queste sono solo le prime di tutta una serie di formule che incontreremo nelle lezioni di geometria. In particolar modo noi andremo a distinguere tra formule dirette e formule inverse, qualora nel caso della formula diretta noi andiamo a trovare
proprio lo scopo normalmente del nostro problema, in questo caso la lunghezza della circonferenza. La formula inversa invece tratterà il modo per cui dalla soluzione in certo senso si può tornare indietro al punto di partenza. Ma vediamo la nostra prima formula diretta. La prima formula diretta lega la lunghezza della circonferenza alla lunghezza del diametro, e da quello che abbiamo visto prima si capisce che la lunghezza della circonferenza è data dalla lunghezza del diametro moltiplicato per pi greco, quindi c uguale d per pi greco. Andiamo subito a fare un esempio. Quindi se io prendo una circonferenza il cui diametro misuri 10 cm, so già che la lunghezza della circonferenza sarà data da 10, questo è il diametro, per 3,14. Quindi il risultato sarà che la lunghezza della circonferenza è 31,4 cm. E ora qui viene una cosa molto interessante riguardo ai problemi legati a circonferenze e cerchi, poi vedremo più avanti anche solidi di rotazione. Pi greco, no, noi l'abbiamo scritto come 3,14, è un numero approssimato, ma è anche una costante. E in algebra, e quindi anche in geometria, le costanti si possono anche lasciare rappresentate, ovvero, come si dice, lo possiamo lasciare indicato. Quindi, tornando al problema di prima, dove il diametro era 10 cm, io posso anche scrivere la soluzione come lunghezza circonferenza uguale a 10 volte pi greco centimetri. Questa è una soluzione pienamente accettabile, anzi, da un punto di vista formale della matematica è anche migliore rispetto a 31,4, e vi incoraggio, qualora possibile, sempre scriverla in questa forma. Non sarà sempre possibile, lo vedremo di volta in volta quando non potremo lasciare il pi greco indicato, ma in problemi come questi la mia raccomandazione è di non svolgere questi calcoli ma di scrivere direttamente la soluzione in questa forma. La praticità di avere il pi greco indicato la si vede subito nel caso della formula inversa, perché la formula inversa che cos'è? Se prima ottenevo la circonferenza moltiplicando il diametro per pi greco, ora per ottenere il diametro, se conosco la circonferenza, dovrò prendere la lunghezza della circonferenza e dividerla per pi greco. Facciamo un esempio: ho la lunghezza della circonferenza col pi greco indicato, quindi vedete 20 per pi greco millimetri, il diametro sarà 20 per pi greco diviso pi greco. Pi greco diviso pi greco fa 1, 20 per 1 fa 20 mm, quindi il diametro di questa circonferenza è semplicemente 20 mm. E questo qua per quanto riguarda i problemi col diametro, ma in realtà più comunemente i problemi legati alla circonferenza e al cerchio utilizzeranno il raggio. Quindi andiamo a vedere ora la formula diretta e la formula inversa della lunghezza della circonferenza qualora ci fosse il raggio anziché il diametro. Ora andiamo a ricordarci, il diametro è due volte il raggio, quindi nella formula precedente dove c'era diametro per pi greco vado a sostituire al diametro due volte il raggio, quindi la lunghezza di circonferenza è data da questa formula, 2 per r per pi greco. E questa è un'altra cosa importante dell'algebra. Quando ho dei numeri moltiplicati a delle lettere o delle lettere moltiplicate tra loro, non c'è bisogno di mettere il segno di moltiplicazione, non c'è bisogno di mettere la x, anzi è sconsigliata perché la x può essere confusa appunto con la lettera x, e allo stesso modo si omette, come si dice, il puntino. Quindi come vedete qui non c'è, però so già che questo significa 2 per raggio per pi greco. Andiamo a vedere un esempio. Se ho una circonferenza il cui raggio misura 10 cm, vado a sostituire 10 cm in questa formula, quindi la lunghezza della circonferenza è 2 per 10 per 3,14, con un po' di calcolo viene fuori che la lunghezza della circonferenza è 62,8 cm. Di nuovo, io raccomando che piuttosto che utilizzare il pi greco sotto forma di 3,14, lasciarlo indicato, e a questo punto la soluzione invece è 20 pi greco centimetri. Attenzione, questa soluzione e questa soluzione sono esattamente la stessa cosa. È ugualmente accettabile che voi me la poniate in questa forma oppure in questa. Personalmente preferisco, e laddove sarà possibile vi incoraggio a usare questa forma qui, col pi greco, come si dice, indicato. La formula inversa mi permette invece di ricavare il raggio della circonferenza conoscendone la lunghezza.
La formula è questa: raggio uguale lunghezza della circonferenza diviso due volte pi greco. E di nuovo farò un esempio dove la lunghezza circonferenza ha il pi greco indicato, quindi circonferenza uguale 12 pi greco millimetri, il raggio sarà 12 pi greco diviso 2 pi greco. Come nell'esercizio precedente, pi greco diviso pi greco fa 1, 12 diviso 2 fa 6, 6 per 1, 6 mm, e questa è la nostra soluzione. Il prossimo passaggio sarà per voi di verificare le conoscenze acquisite attraverso questo video con una scheda di esercizi. Questi li faremo in classe. A questo punto non mi resta che salutarvi alla prossima lezione, che riguarderà la lunghezza dell'arco di circonferenza. Alla prossima!